Cumpărno și la Ipoară Consiliul Domnului Dumnezeu, Consiliul Acoptatea. Dobbiamo fare un salto che sono ospiti da tutti i nostri bambini. E
dobbiamo costringere gli altri ad andare via, che risulta. La città è nostra, io amo questa città. Io ho scappato da 30 anni e la amo, la sento mia. Perché ogni volta che vedo una tuta in mezzo alla strada, io mi interessa a prescindere se sono un figlio di un lato, se non lo so, perché questa città è la mia famiglia. E quindi voglio bene a questa città. Quindi la piazza, la via comunale, signor sindaco, interveniamo subito perché è uno scempio, non si può entrare con le riva e la riva. C'è bisogno di un centro di una disinfestazione, di una liberalizzazione, ma c'è anche bisogno, c'è un programma presentato con i bagni, che non sono, ci sono condizioni che dicono di accettarli perché non ci sono i bambini che vanno lì. Attenzione, sono questi problemi che poi interessano alla comunità. Giusto parlare dei lavori, di tanti lavori che verranno, noi non siamo tanti da tutto quello che andrà a fare, e potremo anche approvare le cose che interessano la nostra, almeno sulla nostra comunità. E noi terminiamo anche lì, perché poi bisogna oggi accordare i lavori e dobbiamo anche dare il lavoro agli scafatesi. E che anche questo, e lo so che non mi aiuta lei, però noi dobbiamo mettere in atto da dove ci sono le condizioni di intervento, perché abbiamo i disoccupati. E allora se i lavoratori scappati non lavorano, non c'è l'impresa che rimane scappata, va tutto fuori e allora accadena il problema del commercio, accadena il problema delle famiglie e aumentano le necessità e i bisogni e gli interventi a favore delle politiche sociali. Certo, le politiche sociali, signor sindaco, che è un mio bambino, lo so benissimo e sono disponibile a collaborare con il mio assessore delle politiche sociali. Perché lì dobbiamo intervenire, tanto è stato fatto, ma tantissimo c'è ancora da fare, soprattutto nella razionalizzazione della spesa e nella finalizzazione dell'intervento, perché spesso le persone che hanno dignità rimangono fuori e i colpi stanno dentro. Allora noi dobbiamo fare attenzione anche a tutto questo per favorire che ovviamente chi lo cessa dei bisogni dell'intervento delle istituzioni. Diceva la sicurezza, le politiche sociali, il lavoro per i disoccupati, un'attenzione alle periferie, quando mi dice un'attenzione non a guardare solo dove stanno le periferie, anche a guardare il personale, perché nella sua programmazione non c'è, e se non c'è non perché non deve essere suggerimento, e non deve essere suggerimento. Questa è una città di 50.000 abitanti, dobbiamo cominciare a pensare a dei collegamenti pubblici. Da periferie e il centro, con una rete che consente a tante famiglie, pensionate, persone di prima occasione, che non hanno la possibilità di autista, non hanno la possibilità di comprare, dobbiamo pensare più deboli, dobbiamo consentire a tutti di potersi muovere con l'autonomia della nostra città, quindi dalla periferia verso il centro, verso l'ospedale, verso il cimitero, verso il comune, la casa comunale, questo è. E poi, caro sindaco, dobbiamo cercare di tagliare quanto più possibile gli sprechi che non diventano da lei, lo sono una cosa personale, ma lo dobbiamo fare i controlli e tagliare gli sprechi. E io, e tanto per questo che adesso mi dice che lo sarà proprio una spina nel fianco, perciò riguardo gli sprechi, perché tagliare gli sprechi significa offrire più opportunità di servizi a una comunità. Questo sarà un punto dell'amministrazione comunale, sindaco, ma in senso positivo. Quindi la mia non sarà un'opposizione contro, ma è un'opposizione per scavare per la nostra città. Questo caratterizzerà la mia opposizione. Ma questo è un qua, non ti dico una verità di giudici davanti. I giudici, io ne cosa dico pubbliche, gli attacchi che operano pubblicamente, se il sindaco non facendo sono dei grandi, secondo io pubblicamente i loro ci saranno davanti. Questo è quello che va fatto. Questo è un servizio alla mia comunità che mi ha eletto. Io non vivo di nessuno. Da questo punto di vista valuterò gli altri. E a questo concludere sulla vicenda dell'ospedale. Bene ha fatto il sindaco a citare anche il ragionamento dell'ospedale. Io sono uno dei componenti di presidente del Franchino di Bambi, del comitato nuovo dell'ospedale, con il quale abbiamo fatto tante battaglie, ma anche con tanti altri amici sono presidenti di Bambi dell'opposizione. Abbiamo fatto delle battaglie contro la chiusura dell'ospedale. Ci sono stati momenti di sconforto totale, a momenti in cui c'era
dalle 20 giorni possiamo cominciare a prevedere per un giorno mezzo minimo il contatto che sia cambiato, non è contento dell'ospedale, soltanto dell'eccellenza per proprio per la logica. Qui corre un lavoro con cardiologi e guardate. Noi andiamo nell'emergenza e non ci perderemo fin quando non arriveremo all'emergenza. Questo è l'obiettivo che si muove con i lati. E questo noi dobbiamo fare. E dico che ha fatto il sindaco a dire che non riferisco qua pubblicamente. E il mondo lo dobbiamo fare alla luce del sole. Perché nella volta che fai il primo ospedale scavato, io non sono un nemico del sindaco. Così come il sindaco non si deve sentire un mio nemico. Noi siamo la stessa barca, la lotta la facciamo insieme perché la bambina del nostro ospedale non ce la nessuno. Se vinceremo questa battaglia sarà la vittoria di tutti. E quindi mi auguro quel giorno che ci possa essere un consiglio comunale dove tutti insieme potremmo festeggiare la riapertura dell'ospedale. Non tutto ciò che potremmo venire, ma la battaglia sarà difficile. Ecco perché accetto la sfida, nel momento in cui lei dice anche l'opposizione che faccia trovare, noi saremo pronti a fare, e la dobbiamo fare, come vuol i nostri rappresentanti politici nel Parlamento nazionale, perché dovranno impegnarsi, perché io credo di fronte alla vera responsabilità rispetto alla nostra comunità e rispetto a quello che sapranno che vorranno fare nell'interesse della nostra comunità. Grazie. Effettivamente da questa posizione riesce difficile ascoltare le sue parole, sono sempre veramente molto edificanti. Vedo che sul piano scientifico io il medico continuo ancora a farlo, il psicologo riesce comunque ancora a curare una condizione enorme e mio rilassato. È un momento iniziale chiaramente di questa nuova consiglio di cura, saluto la cittadinanza che è a questo primo consiglio comunale. Torno, sono più pagati, la campagna elettorale chiaramente è passata da tempo, sono stati dei tempi difficili sia per la popolazione del Consiglio Comunale, sia per ovviamente l'ammonimento alle leggi, quindi chiaramente la nomina degli assessori. Siedo per la quarta volta in questo Consiglio Comunale, la quarta volta consecutiva, avendo tutti i carichi di governo come prima di marzo appunto del 2013. È una politica che continua a funzionare, nonostante diciamo, tanti anni che la vedo sia appunto da tecnico, quindi da consigliere comunale, da ufficiale, ma soprattutto da appassionato di politica. La politica iniziava circa 30 anni fa, ovviamente con un grande entusiasmo, ed è appunto il momento di ricordare un po' quelle che sono le radici della propria storia politica. Ricordo 30 anni fa, io ero giovane appunto liceale, ricordo particolare, la Democrazia Cristiana, questo grande partito che aveva grandi consensi, ovviamente aveva governava la città, governava tutto e tutti, era la DC del sacro edilizio della città, era la DC dell'omogenizzazione delle coscienze, di un sistema clientelare organizzato e ramificato, basato sull'impunità, ma soprattutto sulla sorveglianza. Scelsi 30 anni fa appunto di militare nel movimento sociale italiano, era una scelta divertente, l'ho continuata per tanti anni, non vedo poi nella politica dei vincenti, perché poi la politica se la scrive con una grande passione, un grande senso interiore, non è necessario vincere, si può anche perdere con dignità, ma rappresentare la propria componente, la propria storia, la propria moralità, la propria senso, appunto il proprio senso. Dopo 30 anni mi ritrovo sulle stesse posizioni. La stessa scelta l'ho fatta con Fratelli d'Italia, mi intravedo, mi dispiace, mi chiede quella stessa supponenza, quello stesso senso di impunità, ma il fatto mi sembra ancora più strano. Gli stessi nomi, i rancori di quella DC oggi sono con questo governo della città, qualcuno svolge funzioni di Eurosex Marketing, l'ex Confidence, altri invece sono inconsapevoli, consiglieri comunali. A quell'epoca ricordo un giovane cronista di un emittente locale, canale 3, un giovane di belle speranze, un banalizzatore e un governatore dei grandi potentati economici della città, condividevo con lui
non troviamo il permesso, sia di governo della città, di aprire le porte delle nostre famiglie, del nostro entusiasmo, convinti a Lenza di demolire questi proprietari. Sono anni che non mi vedo, ma anche chiaramente dopo il Saulo, ricordo a Lenza, negli anni 80, quando si parlava del fascismo, si diceva non rinnego, ma non il Saulo, credo che alcuni modi vanno sempre anche di passo del tempo. Ebbene, abbiamo avuto un'esperienza di governo, insieme, abbiamo condiviso un programma, grandi cose sono state fatte per la nostra città, inutile poi dire sarebbe troppo facile, dire che abbiamo fatto quasi niente per la città, abbiamo fatto tanto, però ci sono stati troppi dissapori, poche divisioni, troppe diversità. Sono stati anni di confronto anche se nato, ovviamente la nostra componente, la regola cittadina, poi abbiamo intrapreso ovviamente anche un senso, in un senso di verità abbiamo continuato questo di questa governo. Ho continuato un'esperienza di governo con tutte le difficoltà, mai ho approfittato di un recente giudiziario che qualcuno purtroppo si è provato a vivere, essendo un convinto garantista, come vedete fuori alla fine, appunto l'informazione di garanzia serve anche come meccanismo per dimostrare la propria sanità. Nelle cose sono rimasto al mio posto convinto appunto dell'unità del centro-destra. Tutto ciò non è stato possibile perché ovviamente abbiamo individuato un disegno familistico, un disegno personalistico, la riproposizione dei documentati che abbiamo negli anni 80, nella prima fase appunto, quando eravamo in posizione del centro-sinistra, abbiamo sempre contestato. Oggi questi documentati sono riproposti. A dicembre nasce poi l'opportunità, io dicevo, lo lasciamo un po' di salvataggio del centro-destra, nasce il Fratelli d'Italia, noi come componente, appunto, di Alleanza Nazionale, aderiamo a quello che è stato un nuovo progetto di salvezza della nostra identità e abbiamo continuato, iniziato questo percorso. Adesso, sabato, viene l'onorevole Carfagno Scafari, ci dice che noi abbiamo intrapreso una via solitaria, poi viene attaccato su Facebook, su quelle posizioni ovviamente personali, ovviamente io ho la mia solidarietà, ma quello che ho fatto, chiaro che bisogna anche rilevare un dato importante, se nella vita si cambia professione, chiaro che c'è una quantità di persone che non ti può credere, non può credere più quello che fa, perché o ti vede donna di spettacolo o ti vede politica. Credo che questo sia un dato importante, se domani si fa l'attore probabilmente qualcuno dirà che non volevo fare il medico, oppure probabilmente in questo caso non ero, non sono più credibile. Ma ciò non sta, non abbiamo un'altra idea di donna. Una donna, abbiamo un'altra idea di donna, abbiamo una donna, la nostra idea di donna è la migliore, una donna che ha sempre fatto politica, la giovanità, che sempre ovviamente ha lavorato nelle sezioni, ha lavorato veramente come gli altri capacità. Credo che noi siamo, non abbiamo intrapreso questa faccia da parte, non dobbiamo prendere la propria linea, siamo una parte preoccupata, ma non veramente sbagliato. Febbraio quando vuole il nostro isolamento, noi siamo qui, siamo freddi del nostro isolamento, siamo qui al nostro isolamento e diciamo che quando riguarda la campagna di veramente quando si parla molto. Credo che sia stata una campagna elettorale per il territorio culturale, che il sindaco diceva, certamente hanno diventato un finalissimo per di loro, un candidato a sindaco di realtà, un fondato molto spesso sul personale. Credo che dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Novara, questa campagna elettorale sia stata la priorità di quello che si è visto nelle sezioni, di quello che si è visto davanti ai seggi. Credo che con la professionalità dei nostri
non ho fatto io sono stato però veramente no ma zero senza punta di punta no se siamo preparati se siamo preparati se siamo preparati se il metodo mondiale se si tratta di una giusta tecnica o di una giusta politica vedo molti neofiti ma il italiano ovviamente neofiti qualcuno sia mai stato consigliere comunale. Allo stesso tempo prendiamo il metodo all'interno, cioè molti che venivano dall'opposizione siedono accanto a lei, chiaramente, ma non per tanti nuovi storici di Genovese, di Vietnam, di Giorgio, di Giorgio, di Thank you.
delle donne del Partito Democratico, Primavera d'Augusto e Giuseppe Amiglia, ai quali va il mio personale ringraziamento per aver condotto insieme a tutti i nostri sostenitori una straordinaria campagna elettorale e di cambiamento di questa città. Stravolgo un attimo la scaletta del mio intervento per chiedere al signor Sindaco un suo intervento immediato su una circostanza che mi è stata segnalata pochi minuti fa. Grave atto, quindi riteniamo, di segreto proprio alla memoria del giudice Falcone Borsellino. A Scafati, nella piazzetta Falcone Borsellino, è stato apposto un bagno chimico davanti alla targa. Non so come sia successo, cosa è successo. Mi chiedo solo un intervento per me. Credo che sia stato poco molto per dire la data della memoria. No, stiamo facendo il lavoro. Se vuoi provvedere, la ripresa. Da questi banchi per i prossimi 5 anni di mandato avremo il nostro contributo con impegno, attenzione, trasparenza e impegno. Silenzio. Come il nostro che ogni eletto faccia per rappresentare le istanze della comunità che va ad amministrare. Lo daremo in modo serio, in modo preconcetto, ragionando di volta in volta sugli argomenti posti in discussione, non per appoggiare qualsiasi iniziativa resa al servizio della città, ma portiamo in posizione ferma e intransigente per tutte quelle circostanze in cui bene il cittadino non venga tutelato. Più che mai quindi la nostra posizione verrà esercitata nel rispetto imprescindibile di quei valori su cui intendiamo tenere alta la guardia nel corso di tutto il mandato. Onestà, legalità e trasparenza. Saremo dunque un'opposizione rigida, critica, dura e intransigente quando occorrerà, tanto quanto saremo costruttivi e propositivi per concorrere a migliorare questo paese che voi avete drammaticamente trascurato negli ultimi anni di governo. Il nostro ruolo non lo svolgeremo a carcere, ma con strumenti della legge italiana democratica, lo statuto comunale, i regolamenti ci affidano attraverso proposte deliberazioni di iniziativa consigliare, direttamente, interrogazioni, mozioni, anche ordini del giorno. Speriamo fortemente che le nostre proposte, soprattutto in ambito sociale, lavorativo e territoriale, non si siano prese realmente in considerazione della maggioranza e non risultate di gettare nel cestino per semplice partito preso. Vi anticipo finora le prime cose che intendiamo proporre. Si provveda subito a presentare la provata la delibera rispettosa dell'articolo 50, comma 8 del decreto legislativo 267 del 2000, che stabilisce che il sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del comune presso ente, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e si approvi in questo Consiglio un regolamento per le nomine, per tutte le nomine, in tutte le società partecipate, un regolamento che preveda anche un bando pubblico che consenta alle persone idonee di poter chiedere pubblicamente di essere nominati dagli organismi. Si revochi subito la delibera numero 26 del 14 luglio 2009, con la quale il precedente Consiglio Comunale ha approvato il secondo comma dell'articolo 32 dello Statuto di Scafati Sviluppo S.p.A., consentendo al sindaco di fatto di nominare un amministratore a suo piacimento. Sono indirizzi programmati. Sono proposte programmatiche, credo che siamo in argomento. Signor Presidente del Consiglio, se posso continuare. Altro aspetto fondamentale che dobbiamo trattare con la massima priorità è l'inserimento di capitolati da parte della clausola sociale. Per coloro che la ignorano, devo precisare che trattasi di una clausola che consente a ciascuna amministrazione di inserire nel bando di gara all'esecuzione del contratto che persegua obiettivi sociali, come l'obbligo di assumere disoccupati di libertà, di creazione di formazione per i disoccupati per i giovani, di promuovere delle pari opportunità, di assumere un numero fissato di superiori rispetto alla quota d'obbligo prevista dalla legislazione nazionale. La clausola sociale è una clausola in tutti gli appalti d'Italia, è rispettosa delle normative europee. No, è una direttiva europea, basta controllare che il trovato dei comuni dove la stanno applicando non da oggi ma da altri. E se faccio ciò subito in previsione delle
rendere un senso di ripristino della legalità che diventerà fermamente più adeguata alle normative il numero di valutazione del suo stato. In questo momento abbiamo sia il numero che lo staff composto da persone con un curriculum incredibile, lontanissimi dall'elevata professionalità che esiste dalle normative, molte dei quali si sono poi iscritte a dare nelle sue liste. Quindi è attività questa verificazione, non di persone con professionalità che esiste dalle normative. Si cambia anche il regolamento dell'autoprecorso online, nel senso dell'avere accesso a dati e avere anche la disponibilità di dati per gli atti degli anni precedenti, come avviene in tutti i comuni normali che non hanno nulla da nascondere. Particolare attenzione sarebbe gradita sulla questione Agfinvest, che poi fa di meglio della sua amministrazione. In 5 anni abbiamo registrato solo un aumento sul misurato dei costi, una vera e propria fuga di molti imprenditori con l'identificazione dei contenziosi e di una ricompensa. Si mette a lavoro via delle risposte serie e non piace per gli imprenditori su questa storia. Faccio quanto più possibile nel seguire con molta attenzione le ipotesi del protocollo sottoscritto nella regione Campania e l'ANAS per la costruzione del terzo tronco della statale 269, opera essenziale per tentare di risolvere il problema del traffico pesante nella nostra città. Anche sull'ospedale non faccio gli atti delle promesse inutili. Il verbale del 21 marzo del 2013 della Commissione regionale Sanità, che noi abbiamo reso pubblico in campagna elettorale, dimostra quanto sapeva lei dell'ospedale a quella data. Le sue frasi iniziali, in che cosa ci riconvertiamo? Tra quanti minuti riusciremo a inaugurare il polo di pronto per neurologia? Tra quante ore riusciremo a fare questa cosa? La sua frase finale, sono qui per chiedere un po' di ossigeno per continuare a vivere. Ebbene, a tutti è stato chiaro quanto lei ne sapesse della situazione dell'ospedale a distanza di 2 anni della città. Un ospedale che una generazione intera forza e determinazione e che grazie alla sua identitudine e alla sua assoluta incapacità di contrastare un evento regionale è stato giusto allo Stato, non più affidato. Che farà oggi sul fatto aziendale che sembra definitivamente chiudere il discorso della misura di apertura del pronto soccorso a Scapati? Noi come gruppo di PD le facciamo istanza di richiedere il ritiro immediato dell'acqua, privo del parere obbligatorio e preventivo della conferenza dei sindaci e delle organizzazioni sindacali, di impugnarlo nelle sedi competenti e di presentare un esposto all'autorità giudiziaria per tutti gli eventuali profili omissivi o penalmente rilevanti che dovessero essere riscontrati. Fino ad oggi lei non ha fatto nulla di concreto, si impegna oggi qui in tal senso. La smetta di prendere in giro una città intera, occupi l'autostrada, occupi la ferrovia, vada in tale tasca ai centri della regione, combatta sul serio per ottenere almeno un pronto soccorso efficace per salvare la vita degli scapatesi e vedrai quanti la sentiremo. Difende il diritto alla salute dei suoi concittadini e non sui rapporti politici con Caldoro e la sua banda. E infine, le chiedo di procedere a un atto di igiene istituzionale. Problema. Senza ulteriori dubbi a sostituire la segretaria comunale, donna che in campagna elettorale ha definito particolarmente sfortunata, perché comunque va a partire da problemi giudiziari. In 2 distinte interrogazioni parlamentari che non avevo risposta ai senatori di Lano, hanno chiesto al ministro degli interni di più di una commissione d'accesso a Castellammare e a Scapazzo, motivando tale richiesta anche con la presenza della dottoressa Di Sarto, che a modo di risulta del posto come segretario generale e aveva avuto incarichi di responsabilità in numerosi comuni della provincia casertana, Casa di Sena, San Cipriano, Casa di Felice, comuni oggetto di provvedimenti di scioglimento per condizionamento camorristico da parte del Consiglio di Stato. Non sto qui a ricordare cosa ha costruito i 2 parlamentari delle nuove interrogazioni. Ma questo non va a di un numero di parlamentari, però. È una nostra proposta. Una proposta. Il numero della segretaria Costituzione. Non sto qui a ricordare cosa ha costruito nelle quali viviamo con finanze cautelari giudiziarie molto inquietanti, dalle quali emergerebbero rapporti avanzati con personaggi destinatari per misure cautelari di carcere tenuto conto vicino ai grandi casalesi. Ebbene, gran sindaco a noi, alla gran parte dei cittadini di Scapati, questi elementi sono più che sufficienti per chiedere la sostituzione immediata della dottoressa di Sarto e ci chiediamo come sia possibile, anzi, che lei ha continuato a tenere la sua posta. La sostituisca tutti, è senza indugio. Concluso, non intendo più dilungarmi su quella che dovrà essere più una cerimonia che un consiglio comunale. Ho ripetuto e ripeterò molte volte che controlleremo con il suo talento il vostro operato, che analizzeremo tutti i vostri documenti con la legge se necessario.
pensare, perché è bene ricordare sempre che nonostante quest'aula sia in sé di scontro, fuori da questo mondo un cittadino su due non è comune.
se lo faccio in pubblico, se lo faccio a banco, se gestisce il comune, la voglio fare, altrimenti non lo voglio fare, una maggioranza può dire anche questo. Però deve avere il coraggio di dire, non è che dice pensi e misure, dice no, non fa aziende, non prevede la media struttura di vita, si dice la cucina. Non volevo intervenire perché, ripeto, non è un giorno di festa, cioè nel Consiglio Comunale, né di me in generale, di quelli della maggioranza e di quelli dell'opposizione. Perché in ogni caso, anche negli rispettivi numeri, ognuno di noi si muove come elezione. Questo è quello che per quanto riguarda però, per rispetto di questo nuovo Consiglio Comunale, dovrebbe farsi una ricognizione di questo periodo, perché ci sono nuovi e vecchi, anche i vecchi non è che sono aggiornati, su quello che si fa sullo stato dell'arte della più Europa. E quindi anche sullo stato dell'arte, sul lavoro, sulle cose, soprattutto anche con un invito, l'opposizione deve essere non soltanto un momento per non solo fare il controllo, ma anche essere da stima. Allora, si mette con il progetto dell'Urban Center, si mette in atto e vediamo per cui si finisce. Io non lo so, io so che c'è stata la delibera del Consiglio Comunale che ha dato un carico di prevedere una media struttura di vita. È stata fatta qua, si mette in modo che se qui si fa chiarezza facciamo meno polemica sul giornale e quindi c'è un confronto reale. Per quanto riguarda, mi aspettavo che insieme alla Giunta in qualche modo si venissero a presentare chi è il presidente di Scafati Sviluppo, che è una società che in qualche modo è quella lì che gestisce un appalto determinato. Non sappiamo chi è il presidente, se esiste il presidente, non sappiamo se Cannavacciuolo, il candidato, si è dimesso o non si è dimesso. Bisogna fare chiarezza, perché noi abbiamo un uomo e in questo modo vogliamo esercitare questo ruolo, ma anche da ragazzi, non sappiamo se l'organo sociale è stato completato, c'è stato qualcuno che si è dimesso, ma non si capisce se attualmente è stato sostituito il componente di dimesso. Quindi quello che chiediamo, soprattutto nella macchina comunale, ci deve essere una maggiore trasparenza e imparzialità, soprattutto negli uffici di ragioneria, nell'ufficio urbanistico. Quindi faccio l'augurio a tutti i consiglieri comunali, alla Giunta, in particolar modo saluto perché conosco la professionalità del colonnello Elefante, un buon lavoro, tenendo rispetto anche l'opposizione non solo, ma la maggioranza deve, governare, l'opposizione deve controllare e fare la stessa. Purtroppo abbiamo questo ruolo, lo dobbiamo esercitare e lo vogliamo esercitare. Un nuovo grazie. Sì, probabilmente non questo. Consigliere Maione. Signor Sindaco, Segretario Generale, consiglieri e cittadini di Scafati. Buonasera a tutti. Per quanto mi riguarda, sulle politiche di mercato della Sindaco, al quale ha un suo lavoro, data anche l'età di chi le parla, mi batterò per una politica organica e organizzativa e mi auguro che questa sia la volontà di tutti i presenti oggi qui in questo autorevole congresso. Sulla disponibilità ad accogliere le proposte dell'opposizione, secondo me noi dobbiamo assumere un atteggiamento che deve essere sicuramente aperto, disponibile alla possibile futura convergenza, su cui vedremo comune unità nell'esclusivo interesse della città. Sindaco, noi però non dobbiamo perdere i sensori con il paese reale, né
né con quello politico. E neanche con la pazienza di chi è stato di ascoltare e non sia consentito di dire anche per lei, senza ombra di demagogie e personalismi, parole aperto e mi sento in politichese anche suo di campagna elettorale. Su suoi alcuni auspici, io posso solo fare ricorso a nome dei cittadini tutti, soprattutto i più poveri, alla speranza. I più poveri avrebbero bisogno, ad esempio, di tagli allo Stato, che sta per nascere. Inutile, a mio modo di vedere, quanto è troppo numeroso, e parlo per livello di esperienza, durata proprio per mia scelta, e lei lo sa, anche per questa ragione. Mi sono dimesso e tuttora continuo a sostenere le troppe statistiche. Rubile artigiano di Scafati qualche giorno fa mi ha ricordato il valore della speranza basato sul diritto quotidiano e mi ha spronato a credere che domani sarà un giorno migliore. Io credo che se ognuno di noi farà il suo dovere, maggioranza e opposizione, giorno secco, esattamente come quell'artigiano della sua biblioteca, potremmo davvero costruire un avvenire più prospero per la nostra città. In questi giorni, e molti hanno scritto sui mezzi di informazione per analizzare e commentare i risultati elettorali delle attese del futuro. Tra questi, un augurio rivolto ai consiglieri comunali mi ha molto colpito, mi ha impressionato. Quello di sapersi appassionare del servizio alla città. Da giovane di questa assise lo accolgo volentieri e lo faccio io, ricordando a me e a voi tutti le parole di un grande uomo appassionato delle persone, della comunità e del loro futuro che lascio a voi tornare e che disse: il domani che è già in marcia sarà quale vogliamo fin da questo momento e che il nostro impegno verso il domani incomincia oggi. Concludendo, mi sia consentito un augurio particolare, a nome di tutti i giovani presenti in questa autorevole congresso, che gli auguro vogliono associarsi indipendentemente dai colori politici, dalle bandiere, dagli steccati ideologici. Oggi siamo il nuovo centro amministrativo della nostra città, da qualche giorno sarà celebrata la festa patronale in onore di Maria Santissima del Regno. Sento un po' di attenzione di attività più personale, ma di quello che mi si vuole associare alla nostra lavoratore. Grazie. Sono altri eventi, faccio la parola a Giuseppe Lugli al sindaco. Io ho provato con grande sensibilità a parlare di un po' di cose, pensavo che avrebbe raggiunto alle linee programmatiche che avevamo messo in campo, qui si parlava di comune, qui si parlava di opere pubbliche, qui si parlava di servizi sociali, qui si parlava di cultura, qui si parlava di temi concreti riguardo a questa città. Quella pubblica la spagna, la concretezza dei numeri di la spagna oggi rispetto delle regole. Con grande sincerità non aggiungo quasi nulla. Emerge una proposta, emerge la rabbia di chi si è confrontato in questa campagna elettorale, di chi è stato anche sconfitto, si vince e si perde, perché io presentai nel 94, poi nel 98 e nel 2003, quindi la sfortuna di avere candidati a sindaco che non vinsero le due elezioni, eppure avevano un grande diritto di vincere in questa elettorale. Mi ricordo l'opposizione, ma non mi ricordavo di opposizione a tutta questa avanzo, ad essere costruttivo anche in opposizione, ma non mi ricordo proposte anche serie, forti. Invece ho ascoltato qualche intervento di Valmere, diciamo che sono un'occasione di insegnamenti della nostra parola, per esempio, dal dare alla città, dal appello alla solidarietà, alla diciamo, che insomma, non è, diciamo, anche le cose importanti, ma
funzionante su molti aspetti. Proprio la città si aspetta che attraverso il bilancio noi consideriamo atti concreti. Allora mi aspetto, magari cominciate anche a lavarci già da stanotte, che in occasione dell'approvazione del prossimo bilancio comunale si possano portare degli emendamenti che siano costruttivi, alternativi, propositivi rispetto al bilancio che noi dovremmo invece a mettere in campo. Datevi da fare, insomma, organizzatevi, provate a mettere in campo una proposta sostenibile dei numeri, altrimenti insomma qui dovete raccontare una serie di poesie che consolidano anche, diciamo, al fatto, però non lo stanno riferendo a me stesso. E oggi le poesie sono fine a se stessi, ma va bene, sono un momento anche di tutto, quando in campo c'è la posta alla parola, però poi qui in Consiglio Comunale bisogna dire cose più serie se è possibile. Qua sto ricordando naturalmente chi ha messo in campo la parte di attacco. Quindi c'è una nostra scelta, che è stato assolto dalla magistratura, che non è stato condannato, è stato assolto dalla magistratura. Noi insomma, abbiamo grande fiducia nella magistratura, siamo contro i processi, quelli che insomma, avete tentato di fare insomma, in questi mesi attraverso i giornali. Quelli che hanno condannato, per esempio, insomma, il sindaco Alberti, il vice sindaco Santana, quelli che hanno condannato chi faceva parte della mia maggioranza, oggi magari siete tra i banchi di maggioranza o di opposizione. Spero almeno che insomma, nella parte di maggioranza, però oggi siete nei banchi di opposizione, prenda le distanze da questo modo di fare politica. Sarà difficile, loro si portano dietro la rabbia di chi insomma le elezioni le avesse. La rabbia, ha provato a fare un sacco della città, non ha oggi no. A chi dice queste cose dovete guardare nell'ambito della propria famiglia ciò che ha rappresentato in questi anni in questa città. È stato sempre protagonista della vita politica di questo paese. E mio figlio, mio nonno, mio cugino, ho fatto le cose. Ma nominando i due cugini sono della stessa giunta, parliamo di nomi, non parliamo di ruoli di governo che pensi abbiamo tutto il suo comune senso. Parliamo di un sindaco che insomma ha nominato i due cugini della stessa, giunta, fatto probabilmente due loro, questo è il fatalismo, non chi si confronta con l'elettorato, si trova meglio in discussione. E sulla base di un consenso a un ruolo. Io ogni qualvolta ho occupato un ruolo, l'ho sempre occupato per il consenso che ho ricevuto. Non sono stato mai nominato assessore, non sono stato mai nominato vice sindaco, non sono stato mai nominato in capacità, non mi hanno mai messo a presiedere il CSTP e così via. Ho sempre occupato un ruolo perché ho avuto un consenso. Mi ero confrontato con l'elettorato, mi ero messo in discussione e sulla base del consenso che ho ricevuto ogni volta mi sono ritrovato con il ruolo di responsabilità. Allora, chi ha la forza di fare tutto questo occupa quel ruolo e poi naturalmente senza la gente a giudicare le cose buone, le cose cattive, che ha raccolto per il ruolo che insomma ha ricordato. Gli attacchi alla campagna, insomma, questa cosa non è detto che chi faccia l'agricoltore non possa fare la politica, non è detto che chi faccia il medico non possa fare la politica. Oggi la campagna è uno dei politici più apprezzati sul piano nazionale, fino a qualche tempo fa era apprezzata anche da lei che non possa fare, poi magari avanti l'abbiamo
quando la raggiunto gli obiettivi, da fare una persona molto più intelligente, se ci sono le capacità di sostegno, se non ci sono le capacità magari non di sostegno. Quando insomma qualcuno è stato bocciato, capacità si è allontanato. E con questi personaggi sono oggi stanno con lei. Ma detto questo, sono degli anni, alla fine bisogna discendere sul personale. La difesa insomma di queste persone è la cultura, perché altrimenti poi si trasferisce il messaggio assolutamente uguale. Dicevo prima sulla magistratura, io sono assolutamente fiducia sul ruolo della magistratura e va bene andare a fare le luci, a continuare a fare le luci che ha sempre fatto il suo università. Perché se c'è qualcosa che non va, è giusto che ci sia qualcuno che parli. Quando però non c'è nessuno, non pare nessuno, perché non c'è nulla di cui dovremmo vergognarci, e poi bisogna anche dirlo. Quando c'è per esempio qualche archiviazione su qualche vicenda giudiziaria che ci ha riguardato, pubblicizzatela, dite insomma, il sindaco è stato assolto su questa questione, c'eravamo sbagliati, facciamo anche un mea culpa delle accuse che avete messo in piedi sui giornali che non hanno prodotto insomma quasi niente, perché niente c'è, però la magistratura va bene a indagare, la magistratura svolge il proprio ruolo, ma non strumentalizziamo l'azione della magistratura per produrre consensi. Questa cosa non riesce, questa cosa non produce alcun effetto. Si è visto che sono tutti parlamentari del Senato, è chiaro, cioè questi messaggi non passano. La gente insomma, è assolutamente brava a fare le proprie valutazioni, anche senza leggere sulla porta di dati. Sulla questione, per esempio, insomma, delle gare al palco, delle norme da introdurre, io insomma, voglio affidare il compito ad Alessandro, affinché insomma, questo clima di sospetto, che spesse volte è finalizzato anche da lei come il venga assolutamente superato. Io, la mia proposta è quella di, diciamo, insomma, metterla, se è possibile, in una commissione, delle commissioni di gara, metterla avvicinata sulle commissioni di gara, affinché insomma non si producano strane cose. Lei sa meglio di me, esatto, se poi è bravo dal punto di vista tecnico, e se qualche volta ha venuto i Casalesi a scavare, così come hanno venuto i Casalesi ad Ascoli Piceno, soprattutto con il sindaco di Ascoli Piceno, così come hanno venuto i Casalesi a magari insomma in qualche comune amministrato al centro-sinistra, ad Adoro, per esempio, quando adesso era Adoro, comune amministrato al sindaco di PD, con il quale ci siamo quante gare d'appalto sono state vinte dai Casalesi, perché noi abbiamo utilizzato due metodi che sono in particolare e soprattutto più spesso delle gare d'appalto, la mediana e il massimo ribasso. Ci sono due metodi rispetto alle quali, certo, ma anche al terzo, due metodi rispetto ai quali non c'è la possibilità di poter incidere assolutamente, perché sarebbe presa meglio la mediana o il ribasso. È un numero, esce fuori insomma dalla media delle vendite o dal numero più basso che l'impresa produce. Guardi, all'ufficio gare d'appalto è stata sempre la stessa persona, una persona intelligente, una persona di grandissima qualità, il cui livello di competenza e di moralità è certificata dal fatto che sia il centro-destra che il centro-destra ha avuto sempre in due ruoli comuni, e questa la professa. Un ruolo di grande responsabilità, che non importanza anche in diretta, perché sarà uno dei nostri dirigenti, uno strano, dei nostri dirigenti, una persona che ha ricoperto sempre un ruolo di grandissima responsabilità, perché è una persona intelligente, persona capace di ad essere non capace. Se c'è qualche idea di esempio da introdurre, fare in modo che insomma, i malavitosi, i delinquenti stiano lontani da scavare, ce lo dica, ci suggerisca questa cosa, perché probabilmente non abbiamo il livello di competenza, perché probabilmente gli uffici l'hanno fregato, perché probabilmente li abbiamo messo lì e non hanno controllato abbastanza. Allora mi dica lei cosa dobbiamo fare su questa materia affinché non si subiscano o non si continuino a subire gli attacchi che abbiamo potuto subire in modo strumentale sui giornali, ogni volta ci va fuori il
di contro l'impresa, perché sono per fare il punto della soluzione, se noi dico piacere, sappiamo di essere veloci, ma non dite che siete una brava impresa, dico ma di dove siete? Noi siamo di Casalti di Luce, questo che stavo facendo una cosa così tanto. Dico ritiro la valutazione positiva che ho fatto sul corso, se la capite presa, perché si sarà, mi sono espresso un giudizio positivo, visto la parte di dire sui giornali, per aver preso il giornale, l'impresa di Casalti di Luce. Detto questo, veramente se c'è, se qualche idea che va in questa direzione, la dobbiamo assolutamente, se non siamo assolutamente aperti. Poi abbiamo parlato di protocollo da fare sulla pressione, questa che mi ha detto che i lavori sono stati finanziati, devono ripartire, e sono di competenza del MAS e anche della Regione Campania. La Regione Campania ha avuto sono in questo intento di finanziare i lavori con finanziamenti europei. Avete parlato del patto aziendale e danni impugnati. Facciamo la stessa valutazione se l'atto aziendale deve essere un meno impugnato. L'atto aziendale, quello che ha fatto l'ASL, relativamente alla questione dello sociale che Paolo Sernante, poi parlare su marciapiede, anche al bar, prendersi l'applauso, se siamo sicuramente bravi naturalmente a fare questa cosa. Abbiamo ragionato naturalmente con la norma, con la legge. L'atto aziendale che cos'è? Cos'è l'atto aziendale? È il risultato di una serie insomma diciamo di un'attività programmatica che tiene conto di una norma, di una legge del decreto 49. Allora impugnare l'atto aziendale non ha nessun valore, insomma, non ha senso, perché se non modifichi il 49 vai a impugnare l'atto aziendale e rischi di penalizzare ovviamente l'ospedale Maurizio. Lo sanno. Allora, che cosa prevede il decreto 49? Come l'atto aziendale, cosa si prevede nell'ospedale di Scala? L'ospedale unico, nocere, pagare, scavare. Cosa prevede l'atto aziendale? 62 posti letto per adulti. Che cosa prevede l'atto aziendale? 2 posti letto di terapia subita in intensiva. Che cosa prevede l'atto aziendale? 4 posti letto di terapia intensiva. Fare un attacco all'atto aziendale, cioè insomma, andare a contare, significa semplicemente correre il rischio di perdere le cose che ci hanno dato che sono l'atto aziendale, perché quell'atto aziendale è in contrasto velocemente con il decreto 49. Perché il decreto 49 prevedeva lo strato schemato, una riabilitazione semplice, e quindi non prevede manco lo strato per appunto. Non prevedeva terapia intensiva, non prevedeva la possibilità di portare a scalare sui maschi anestesisti degli animatori, cardiologi, fisiologi e così via. Ma dovevano dire quelli che dovevano riabilitare. Sono totalmente decise che dovevano fare il corso all'atto aziendale. E noi dobbiamo modificare il decreto 49 invece. Impegnati ad andare invece a interagire con il livello comunale, di farlo a modo di corso. Cose che non devono più parlamentare, il quale dice che insomma avrebbe portato il titolo più diverso, a me non interessa se sono fatto il quello di vista, a me non interessa che venga qui letta, però adesso a me di me che chi può modificare il decreto 49 è il governo nazionale. Allora vediamo la modifica del decreto 49 al governo nazionale, non un attacco all'atto aziendale che rischia di portarci in una situazione peggiore, insomma, di quella che. Il direttore generale, che era un mio amico, si dice, basta dire al direttore Salvati, al direttore avvocato Secondi, che era un mio amico, che non è un mio amico, io non vorrei se non mi prende con poco, perché mi rischia anche di diventare un po' amico. Se tu facciamo la nostra vita, peggioriamo la situazione. Vogliamo fare un attacco all'altra città? Facciamo. Proponetelo voi questo attacco. Proponete voi questo ricorso insomma all'atto aziendale, pigliatevi anche questa responsabilità, noi eseguiremo sulla base naturalmente di una proposta, avete detto che volete portare atti di indirizzo relativamente insomma alle volte, portate un atto di indirizzo in cui mi demandate insomma ad attaccare l'atto aziendale nelle sedi giudiziarie, in modo tale che insomma se poi si dovesse decidere in modo peggiorativo, considerate che sia un'altra cosa che viene fuori in aula a parlare di per sé. Una cosa non fa
il sindaco Zanarini che è stato condannato, insomma, altre cose invece poi raccontare la verità che invece è stato condannato da solo. Poi non è che è, diciamo, il prosieguo della vicenda, il prosieguo della questione. La vicenda dell'Urban Center, ho sentito parlare. L'Urban Center. Noi abbiamo insieme, abbiamo fatto la nuova del 2010, abbiamo fatto un allenamento con la città su cui abbiamo coinvolto le associazioni, abbiamo coinvolto l'università di architettura di Napoli, abbiamo coinvolto i partiti, abbiamo coinvolto i professionisti locali, abbiamo coinvolto le scuole, abbiamo coinvolto tutti. Abbiamo fatto un ragionamento, stavamo in questa maniera di parlare, abbiamo detto cosa vogliamo realizzare come in più Europa. E credo voi che in questa maniera di parlare, non fare un buon lavoro, e se fosse un centro commerciale non sarebbe un centro commerciale di Alighieri, non sarebbe un centro commerciale della famiglia Alighieri, insomma, per fortuna riesce ancora a costruirsi una casa, non solo 10.000 abitazioni, ma una sola abitazione di via proprietà. Questo è il mio elemento, insomma, vantaggio di un appartamento spazio, non è aspettato, non darà la gestione, la sua capacità, il suo livello di essere decisivo. Detto questo, se insomma dobbiamo raccontare di un balzello, ho detto, noi costituiamo una consulta di commerciali, che è una consulta di commerciali di confrontarci sul tema del centro sono stati presi 25.000 metri quadrati, i parcheggi, due piazze, sono stati previsti uffici che possono essere comunali o privati, sono stati previsti, è stata prevista insomma un ostello della gioventù, che è stata una proposta che è venuta da un privato quando facevamo un gruppo che si è andato a parlare con la città. È stato previsto un auditorio, con 25.000 metri, con 500.000 metri quadrati di centro commerciale, 125.000 metri quadrati di Urban Center. C'è tutto questo, cioè ci sono i parcheggi, ci sono gli uffici pubblici e privati, ci sono, c'è l'auditorio e c'è lo stello per la gioventù, ma sul centro commerciale non viene realizzato. Allora la cosa è che ci sono, o c'è, c'è qualche attività commerciale, altra cosa invece viene c'è un centro commerciale. Parliamo sempre del comune, non parliamo di un privato, del signor Alberti che vuole costruire il centro commerciale. Noi non abbiamo visto interventi che voleva essere valorizzato, magari ci ha costruito anche la Valenza Vinova, ha fatto già insomma l'assentimento, e poi magari si presenta e dice che ciò terreno, di dare la possibilità di realizzare il centro commerciale, poi avendo assentito insomma che la Valenza Vinova, non so se la Valenza Vinova, no, faccio un esempio, perché va a rinunciare, non sto parlando di me, non sto parlando di me, visto che eravate distratti, perché si trattava di opera pubblica, a chi se ne frega, stanno ragionando di opera pubblica, vado lì, la metto a fare questione, mi metto la indicazione, spreco la mia energia per un'opera che poi in tutto sommato a partire al comune non appartiene a me. Allora, visto che in quella fase non avete fatto il livello di aggiornamento di apertura al ragionamento che avevamo messo in campo, possiamo anche tornare indietro e riproporre il ragionamento. Possiamo anche decidere di fare dell'Urban Center una cosa completamente diversa. Non è un problema, non è un vantaggio, non è un vantaggio, non è un vantaggio. Parliamo di un'opera che è al servizio della città. Di un'opera che se realizzata dovrebbe vedere produrre un utile al paese. Se dobbiamo ragionare di nuovo su questa cosa, ragioniamo. Non ripeto, non è un problema ragionare su questa questione. Insomma, no, diciamo, insomma,
spiegato, le sto dicendo, è una questione sulla quale abbiamo coinvolto il mondo delle associazioni, abbiamo coinvolto tutti, è un'opera pubblica che realizza che ha vantaggio della città e non di un privato. Ho detto anche un'altra cosa, che prima di mandare un appalto in particolare, ci confronteremo con i commercianti, con la consulta. Ho detto ancora di più, guardatevi un'idea diversa di ciò che deve diventare la manifattura della parte, solo che siamo disponibili ad accoglierla. Fate questa proposta, certo, bisogna mettere un po' di energia, ragionare, naturalmente quando si ragiona sull'interesse della città, magari sono sempre si è disponibili a sprecare insomma, un po' di energie per cose che poi concordano tutti, insomma, il proprio portafoglio, ma il portafoglio della città. Ma voi siete persone di grande sensibilità, abbiamo fatto su questa sera, lei insomma è avvocato, insomma, sicuramente spenderà grandi energie su questa cosa, sono molti pari che ci porterà una proposta seria, possibile, fattibile, che parla dell'interesse del paese. No, sono tutti che i centri commerciali privati, finché io sono sindaco, non si realizzano. Dico, se non avesse tolta questa cosa, i centri commerciali dico non si realizzano. Fa parte del sindaco non è facile, va bene. E tu non ti piace, non lo intendo. No, sì, no, da un po', fa parte del mio sangue, fa parte del mio programma, fa parte del mio programma. Come al numero di 267 del 2000.
Commissione con il Consiglio e da te con quelli effettivi e dei supporti di quei comuni, dei supporti di voi. Alcuni di voi sono assicurati da scelta, ma sono una risposta attivata alla Polizia Valle. Le procedure non sono da tornarsi con il suo ruolo, ma utilizzando il suo impatto, è pensato da tornare al suo veloce, con un lavoro, 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 diciamo così, ancora la parte dedicata al corpo.
abbiamo per la nostra sala una proposta politica autentica, risolvere la politica.